Un caro saluto da Licio Di Biase, da Radio Speranza, la radio della chiesa di Pescara Penne, 87,6 MHz. Oggi incontriamo Diego De Carolis nella rubrica Gli incontri di Licio. Diego De Carolis è un docente universitario, uno studioso della pubblica amministrazione e qualche tempo fa si è dilettato a pubblicare un libro interessantissimo. Flaiano e la pubblica amministrazione. Allora, Diego, Buonasera. come nasce questo libro? Flaiano e la pubblica amministrazione. Nasce per caso, come tutte le cose, perché io confesso che di Flaiano conoscevo pochissimo, solo della Dolce Vita, e ovviamente gli striscioni più o meno grandi che arredavano per un certo periodo dell'anno la città di Pescara. Per il resto per me era un perfetto sconosciuto, ecco, come posso esserlo io. E poi mi regalarono Tempo di uccidere, perché in quegli anni, stiamo parlando, era da poco arrivato il nuovo millennio, il Corriere della Sera, insieme al giornale, chi volesse, aveva ripubblicato tutti i premi Strega, e quindi poi io ho capito che c'era il premio Strega, e come al solito nelle appendici poi c'erano delle cose molto interessanti di Flaiano, proprio con riferimento al fatto che lui doveva, da militare, doveva curarsi questo mal di denti, e quindi comunque, per non essere dichiarato disertore, passare ai vari comandi truppa che arrivavano, che lo dovevano portare ad Anxum, dove c'era questo dentista che finalmente poteva curare il suo mal di denti. Allora, quindi questa è la conoscenza che hai avuto di Flaiano, questo primo impatto, hai conosciuto Flaiano. Allora, prima di entrare nel libro, nel merito del libro, che giudizio ti sei fatto di questo personaggio, di questo nostro concittadino, anche se è rimasto poco tempo a Pescara e come dico sempre io, Flaiano è diventato Flaiano perché non è rimasto a Pescara, così come Gabriele D'Annunzio è diventato D'Annunzio perché non è rimasto a Vabbè, Pescara, però parliamo di Flaiano. visto che il luogo ce lo consente, è facile ricordare il motto biblico di Nemo profeta in patria, e quindi probabilmente è anche quello. Certo, io dopo quell'occasione ho letto tutte le circa 5.000 pagine che ha scritto Flaiano. Tutto è cominciato da quella, poi non ho più smesso. La fortuna è stata anche che con l'amico, il povero Luciano Russi, rettore dell'Università di Teramo, quando nel 2002 ci fu appunto il trentennale della morte, della scomparsa, cominciammo a studiare, a verificare. Scrissi io così di getto un articolo sul Messaggero, dove appunto mi guardavo raccontavo alcuni episodi di Flaiano, che scriveva alcune cose dietro la carta intestata del Ministero dei Lavori Pubblici. Ho detto io: ma come fa a tenere questo signore una carta intestata del Ministero dei Lavori Pubblici e usandola come minuta? E allora ho capito, provate, e quindi man mano poi leggendo tutte le sue, diciamo, tutti i suoi scritti, ho estrapolato tutti i brani, i racconti brevi, tutto ciò che Flaiano diceva e raccontava e vedeva della pubblica amministrazione. Poi per il mistero della carta intestata, perché all'epoca un ufficio del Ministero dei Lavori Pubblici stava in via Veneto, e lui durante la pausa pranzo vedeva questi funzionari in grisaglia che camminavano, che passeggiavano lì e probabilmente forse gli aveva chiesto la carta, non lo so, sarà andato. E quindi ho capito che c'aveva questa attenzione. Ma perché? Perché, come sapete e come si sa, oggi
come oggi, ma da qualche anno, diciamo con l'entrata in vigore della Costituzione, ma anche da prima, si può arrivare fino a Federico II. Cioè si nasce, si vive e si muore avendo contatto con la pubblica amministrazione. Perfetto. Allora, intanto hai parlato del 30° anniversario della morte di Flaiano nel 2002. Quest'anno, a novembre, celebreremo il 50° anniversario della morte. Quindi ecco perché stiamo iniziando a parlare di Flaiano. E va bene, quindi hai conosciuto Flaiano casualmente, sì. Poi hai approfondito la conoscenza, certo, di, certo, Flaiano, e adesso questo Flaiano e la pubblica amministrazione da dove nasce? Appunto, che dice? Proprio da questo, cioè da, ripercorrendo anche proprio le vicende artistiche e letterarie di Flaiano, ho capito che lui era un profondo conoscitore della pubblica amministrazione. Guardate che il famoso aforisma degli anni 60, vivere è diventato un esercizio burocratico, lui lo ha detto con coscienza, in scienza e coscienza potrei dire, perché ha capito esattamente quello che potevano essere e che comunque oggi, inutile che stiamo parlando, cioè dal 53 che in Italia con il famoso ministero della riforma burocratica che si tenta di riequilibrare questo rapporto. Vabbè, poi c'è stato Bassanini che ha dato il colpo di grazia. Vabbè, io sono poi un anti-bassaniniano. Poi entriamo nel tecnico, sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Quindi, e quindi poi io chiaramente sono andato al fondo manoscritti a Pavia, sono andato al fondo Flaiano a Lugano, sono andato, ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere Rosetta lì alla casa di riposo, perché gli andai a chiedere l'autorizzazione appunto per pubblicare quello che lui aveva scritto, di pubblicare questa raccolta antologica di brani, di metterlo un pochino in ordine, e quindi è stato molto 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 bello, molto interessante, e comunque è veramente continua, è una continua, come si dice, è una continua evoluzione di qualcosa che lui già aveva detto oltre 50 anni fa. Allora, tu hai praticamente pubblicato questo libro in cui tratti nel quarto capitolo 67 argomenti, partendo dalla libertà di stampa, telefonia di Stato, la TV di Stato, garanzie statali della libertà e così via. Allora, raccontaci qualcuno, sì, di questi. Sì, ho cercato di mettere, come l'ho scritto, in ordinato disordine tutti questi episodi, partendo proprio un po' come si fa in un manuale per studenti, cioè certo. Partendo essendo un docente hai questa, partendo dai principi fondamentali, certo, no? che governano della pubblica, che governano un ordinamento e quindi in qualche maniera la pubblica amministrazione, fino a via via a scendere nei vari settori, sia centrali che locali. Ovviamente Flaiano non potete parlare delle regioni, perché certo, proprio nel 72 le regioni cominciarono in qualche maniera ad avere, però era molto attento per esempio soprattutto alla figura del sindaco, cosa che adesso come adesso sta tornando è la persona e la figura istituzionale che è quello che soprattutto nei piccoli comuni deve assorbire ogni questione, ogni rapporto, certo, che può sorgere, e quindi questa cosa, la scelta di questi brani abbraccia un po' tutti, e poi ci sono anche molti episodi autobiografici che riguardano l'episodio per esempio che riguarda la casa di riposo, è qualcosa di esilarante, o ancora certi gli interventi edilizi, quando parla delle opere di urbanizzazione, di come nasce un nuovo quartiere a Roma, ci sono delle cose veramente, ma purtroppo lo vediamo, certo, ancora adesso. Mi interesserebbe questo, la timbratura degli atti.
Ah beh sì, questa cosa poi magari nella seconda, se avremo sì, occasione di leggerla, magari... Allora questa della temperatura degli atti fu un articolo che fu pubblicato nel 69 sul Corriere della Sera ed è diventato, credo che stia un quadro di questo articolo alla sede centrale del Corriere della Sera, si è rimasto lì perché l'allora direttore, ma ancora tutti si complimentarono e con Flaiano perché la timbratura. Allora, uno degli strumenti, diceva Flaiano, di potere della pubblica amministrazione è quella di avere i timbri e di creare nuovi timbri a seconda della bisogna. Ma l'incipit di questa, di questo breve racconto breve è: in Italia, dopo la calata dei barbari, degli Unni, dei Goti, dei Visigoti e dei Cimbri, quella più devastante è stata la calata dei timbri. Bene, allora con questa parte, con questa battuta finiamo la prima parte. Complimenti Diego e adesso una breve pausa. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, la fonti da Tarzano. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Yeah, 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 yeah. Tutte le disquisizioni. Felice il nome del popolo italiano. Yeah, 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 yeah. Se son rosa, tutto va come deve andare. Se son rosa fioriranno se sono rosa. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Riprendiamo da Radio Speranza per gli incontri di Licio. Oggi stiamo incontrando, abbiamo incontrato Diego De Carolis, che ha pubblicato un libro straordinario qualche anno fa, ed è Flaiano alla pubblica amministrazione. Abbiamo chiuso la prima parte parlando di timbri. Beh, ripartiamo dai timbri, Diego, prego. Allora, li definisce così Flaiano: erano costoro barbari di ceppo incerto, alcuni dicono autoctoni, dall'aspetto dimesso e famelico, che ispiravano più pietà che terrore. Invece di assediare le città e passarle una volta occupata a ferro e fuoco, essi usavano piccole frotte senza dare nell'occhio. Straordinario. E poi conclude questa cosa dicendo: senza la benevolenza di un timbro si può nascere, vivere e morire, ma non essere creduti. E guardate che così, lo stesso principio lo ha affermato il Consiglio di Stato in una adunanza plenaria, in cui si faceva questione di un signore, di un soggetto che aveva fatto opposizione a un decreto di perenzione, cioè di estinzione del giudizio, per mancanza della domanda di fissazione di udienza. Dice il Consiglio di Stato: è stata rinvenuta una copia, ma non recava il timbro della segreteria con la data
e la firma del funzionario. Per cui non è certo che quello sia stato inserito, non sia stato inserito successivamente. Evviva Ennio Flaiano, come ci colpisce nel segno. Allora, Diego, vediamo qualche altro argomento di questi che hai, di cui hai parlato. Certo. Sono, vedi tu. Certo, sì, un attimo, ecco. Come sapeva dire lui, perché ovviamente lui conosceva gli italiani, guardate che il primo film, a proposito di pubblica amministrazione, questo lo devo dire, il primo film che fu assoggettato alla censura, tra virgolette, con la legge del 1950, adesso non ricordo, di pubblici spettacoli, dove dovevano appunto stabilire se dovevano essere vietate minori, oppure comunque addirittura inibivano e tagliavano il film. Sì, certo. È stato Io e Caterina, sì, con Totò, e lui era uno degli sceneggiatori. Sì. È stato il film più, e quello raccontava la solita provinciale che andava a Roma, si trovava in una retata e doveva essere riaccompagnata a casa. Da chi? Da Totò, che era un carabiniere ancora avventizio, che doveva... Allora, una cosa era più o meno simile, nasce, che poi dopo lui aveva questa tecnica di ripetere più volte e di ripercorrere più volte lo stesso fatto in contesto diverso, e quindi articolare in maniera diversa. C'è questo brano che io ho intitolato Assunzioni, che si sposa, adesso per fortuna si è un pochino risolto il problema, per esempio, del precariato, delle assunzioni, della situazione, e soprattutto dei sindaci che si trovano in prima fila. Guardate che c'è stato un momento, Licio, sicuramente tu ricorderai, dove i sindaci appunto si sono trovati a dover convincere persone, ma credo che anche qui a Pescara ci sia stato un episodio, che minacciavano di buttarsi sì, più volte a Pescara, soprattutto per le case popolari. E allora questo è un episodio accaduto a Roma, che lui dice che è accaduto a Roma, sì, per che proprio si sposa esattamente. E dice: un tale disoccupato minaccia di gettarsi dall'alto del Colosseo se non gli danno subito un lavoro, e non lo fanno parlare con il sindaco. Viene accontentato e lo portano dal sindaco. Il breve dialogo si svolge così. Allora, giovanotto, che cosa sa fare? Tutto, signor sindaco. Ho capito. E vuole un posto da guardiano. Da questo momento lei è guardiano avventizio del Colosseo, per il quale nutre tanto interesse. Guardate, bisogna leggere una ad una le parole. Il giovane ringrazia, il giorno stesso prende servizio. Un anno dopo, durante un giro di ronda sugli spalti dell'anfiteatro, mette un piede in fallo, cade da 20 metri e muore? No, resta sospeso in aria in attesa della convalida della sua assunzione. Così hanno tutto il tempo per salvarlo. Straordinario. Guardate che questa è una descrizione, una lettura della vicenda straordinaria. Questa è qualcosa di e poi conclude: ecco perché non mi sento di parlare male della nostra burocrazia. Perché può salvare la vita a qualcuno. Cioè, guardate, ci sono certe cose incredibili. Adesso possiamo trovarne qualcun altro anche breve, che vabbè, queste, poi ci sono dei mini racconti che sono anche qui eccezionali, però dobbiamo trovare qualche cosa di simpatico, perché dopo lui faceva dei quadri, no? Ovviamente come sceneggiatore
Sì, ma molte di queste battute poi lui le utilizzava nelle sue sceneggiature. Assolutamente. Lavorava assolutamente, così, con gli aforismi, faceva così la stessa cosa. Quindi. Ma guardate, per esempio qua, gli toccò, giorni o sono, l'ufficio postale. Una cosa dove tutti certo. quanti vanno. Gli toccò, giorni o sono, compiere un'operazione di qualche importanza in un ufficio postale. E fu allora che, per la prima volta, perché magari non si era mai recato, si accorse quale straordinario peso può assumere nella vita di un uomo la parola identità. Si vive convinti di essere se stessi e invece tutto il mondo è portato a credere il contrario. In quell'ufficio un cortese impiegato mi chiese infatti di provare la realtà della sua persona con chiari, gli chiese di provare la realtà della sua persona con chiari documenti. Si trattava di una formalità. L'impiegato conosceva di nome il richiedente e aggiunse che ne seguiva gli scritti con molto interesse, riferimento autobiografico, certo. su una nota rivista, ma i documenti erano, bisognava capirlo, assolutamente necessari. Egli aveva un passaporto, non fu ritenuto valido perché, e non poteva essere altrimenti, non era stato rinnovato per l'anno in corso. Altre tessere con fotografie e bolli fecero sorridere ironicamente l'impiegato. Si voleva prendere in giro? Una buona tessera invece sarebbe stata quella degli ufficiali in congedo, ma non aveva. Oppure quella postale. Oh, perché gli ha chiesto la tessera di ufficiale in congedo? Perché lui andò in Africa certo. come ufficiale. Certo. Quindi, allora, tu sei ufficiale in congedo, mandami questo. Non c'era via di scampo. Si dichiarò disposto a ritirare quest'ultima seduta stante. Non era cosa facile. Occorrevano la domanda, perché poi dopo trova gli scamotaggi, dice va bene, tu vuoi quella postale, non ce l'ho, adesso facciamola. Sì. Però, però ci voleva la domanda, le fotografie e due persone conosciute a quell'ufficio, oppure due alti impiegati dello Stato, per testimoniare la sua identità. Bisognava ritornare. Tornò nei giorni seguenti. L'impiegato lo riconosceva e, chiamandolo per nome, lo invitava a sedere. Aspettiamo i testimoni che sarebbero dovute venire, ma che ogni volta mancavano l'appuntamento per ragioni d'ufficio. Parlando di letteratura o di cinema, si offrirono a vicenda sigarette. L'impiegato volle l'indicazione di un buon libro su un certo argomento, un altro promise che gliela avrebbe gradato, l'altro promise che gliela avrebbe regalato. Dopo qualche giorno i testimoni necessari furono liberi e si presentarono. La tessera fu bollata, vidimata e consegnata il giorno stesso. L'impiegato ritardò anche la chiusura dell'ufficio per definire l'operazione richiesta. Ormai erano amici. Bene, straordinario. Allora, grazie Diego di questa straordinaria riflessione sul tuo libro Flaiano e la pubblica amministrazione, che anche se è un libro pubblicato tanti anni fa è sempre di grande attualità. Grazie Diego De Carolis, grazie a voi. Un caro saluto da Licio Di Biase, da Radio Speranza.